Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Naturalmente anche questa puntata la intendiamo un po' come uno speciale. Vi abbiamo raccolto e raccoglieremo insieme quanti più contributi possibile per fare un po' di informazione e anche per dare qualche dato, qualche consiglio rassicurante, ma sicuramente le raccomandazioni, ricordiamocele ancora, per evitare di diffondere il contagio da coronavirus. Dunque oggi in Molise la giornata purtroppo si è aperta in qualche modo con le notizie che sono arrivate nella tarda mattinata dal Cardarelli, dove è deceduto un 82enne, il primo morto da coronavirus, ricoverato per coronavirus, per infezione da coronavirus al Cardarelli di Campobasso. Una persona di Termoli, apparteneva al cluster cosiddetto, il gruppo di contagiati dopo la gita in Trentino la settimana bianca. Era ricoverato in terapia intensiva da qualche giorno, le sue condizioni più critiche degli altri due ricoverati sempre nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Campobasso, poi si sono aggravate e purtroppo c'è stato il decesso. Ma noi questa sera vogliamo, naturalmente faremo il punto alla fine della trasmissione perché sia il più aggiornato possibile sulla situazione sanitaria e sulla gestione di questa emergenza da parte della Regione e dell'ASREM. Ma io prima voglio raccogliere insieme a voi i contributi di chi in qualche modo, diciamo, non si è fermato, sta lavorando, continuando a vivere diversamente da quanto accadeva fino a poche settimane fa. E quindi mi riferisco, per esempio, all'università, alla scuola, agli impianti produttivi ancora aperti. Farei il punto con voi su queste situazioni che ci toccano molto da vicino, perché ognuno di noi, i fortunati che non hanno a che fare con la malattia naturalmente direttamente, hanno limitazioni importanti e necessarie. Ognuno di noi nella nostra vita abbiamo limitazioni importanti e necessarie in questo momento, ma il messaggio è anche che si può continuare diversamente a fare quello che si faceva prima. In collegamento telefonico con noi, il primo collegamento di questa sera, dovrebbe esserci già il rettore dell'Unimo Luca Brunese. Rettore, buonasera a lei. Ci sono, buonasera, buonasera a lei, dottoressa. Ci sono, mi sembra, il messaggio giusto che la sua università ha voluto lanciare, organizzando con uno sforzo importante che ha avuto risultati anche gratificanti, ora lei ci dirà. Ci sono, l'Unimol c'è sempre, c'è ancora, con i corsi a distanza di cui adesso ci racconterà. Certo, abbiamo una vita stravolta, tutti quanti noi, lei rettore, i suoi studenti, i suoi docenti, ma si può continuare a fare quello che facevamo prima in estrema sicurezza. Vede, io direi che innanzitutto si deve, nel senso, io so, credo e so che l'Università in Molise ha un ruolo particolare legato a una presenza sul territorio molto forte e anche a un significato molto forte per la nostra regione. Quindi mi è sembrato in questa circostanza, come lei diceva giustamente, particolarissima e mai capitata nella vita di ciascuno di noi, che l'Università in qualche modo dovesse essere presente. Vede, ci piace a volte chiacchierare a proposito del fatto che viene messa alla prova l'intelligenza delle persone studiando, attraverso la ricerca, all'interno delle attività universitarie. È importante questo perché serve, aiuta a comprendere meglio le varie situazioni e adattarsi alle varie situazioni. Allora, un'università in senso generale, quindi anche la nostra, direi che è il luogo nel quale c'è l'educazione ad imparare, l'educazione dell'intelligenza, e adattarsi a situazioni diverse. Quindi anche noi abbiamo pensato di fare così in questa circostanza. Oggi è una giornata importante per Unimol. Sono partiti quanti corsi online? Tutti? Allora, Si può dire diciamo che tutti? la scorsa settimana, in ottemperanza naturalmente al decreto, e vari decreti che hanno fermato la didattica in presenza, ci siamo organizzati per testare la didattica a distanza. Per noi è un'esperienza nuova, come per tante altre università statali. La scorsa settimana abbiamo testato 32 corsi, scelti nei vari dipartimenti e nei vari corsi di studio, proprio per testare i docenti innanzitutto, oltre che la modalità, quindi sia per la parte tecnologica sia per la parte dei docenti. Da oggi sono in linea tutti i corsi di laurea, tutti i corsi di tutti gli anni dei corsi di laurea. Un grande sforzo, siamo partiti con tutti i docenti titolari, poi naturalmente seguiranno anche quelli a contratto, ma abbiamo voluto dare il segnale che per noi oggi, 16 marzo, è come se cominciasse a pieno organico, al di là delle sperimentazioni, quello che è il secondo semestre. Anzi, approfitto,
di questa occasione che lei mi dà per ringraziare di vero cuore tutti i colleghi docenti dell'università, perché vede, il docente si mette anche un po' alla prova, per tanti la didattica a distanza è un'esperienza nuova, è una modalità diversa di interagire, a tutti piace di più incrociare gli sguardi degli studenti in aula, questo non c'è nessun dubbio. In questo momento siamo costretti dalle circostanze a fare così, dobbiamo essere bravi a seguire questa linea che ci viene giustamente richiesta dalle autorità preposte e credo che in questo momento la risposta di Unimol sia una risposta molto buona. Dal punto di vista del vostro personale, sia docente sia amministrativo, avete avuto a che fare anche direttamente con l'epidemia che si è sviluppata oggi pandemia, ma allora era epidemia nel nord Italia. Immagino che tantissimi sono gli scambi anche con gli altri atenei e poi magari i docenti, il personale amministrativo partecipa a convegni, corsi di formazione. Come avete gestito le assenze da lavoro, se ne avete avute? Diciamo che noi naturalmente forse anche più di altri atenei. Abbiamo una grande prevalenza degli studenti che vengono da fuori regione e che hanno fatto la scelta molti di rimanere giustamente nei loro territori, altri di non tornare nei loro territori e rimanere in Molise. Noi abbiamo cercato di seguire una politica di grande attenzione, di estrema cautela e prudenza, che devo dire è la stessa politica che ha seguito e che io ho condiviso il Presidente della Regione Toma. Quindi questa grande attenzione e grande prudenza al momento premia il Molise e altre regioni che sono riuscite a fare questa tipologia di scelta con un numero di contagi al momento, dicevamo, ancora limitato. Chiaro che il ricorso allo smart working, al lavoro agile, per certi versi ha semplificato le cose perché ha fisiologicamente ridotto i contatti anche prima del decreto dello scorso 10 marzo. Però lo sforzo che abbiamo voluto fare, e di questo approfitto di nuovo per poter ringraziare tutto il personale tecnico amministrativo del nostro Ateneo che con grande dedizione ha sacrificato naturalmente come tutti giustamente pezzi della propria vita privata per mettere a disposizione dell'università. Oggi sul sito dell'università c'è un avviso a tutti gli utenti esterni perché non è possibile naturalmente l'incontro in presenza della modalità di fruizione di servizi essenziali. Devo dire siamo riusciti a risistemare, di questo ringrazio anche il dottor Barbieri, il generale del nostro Ateneo, molto bene tutto quasi tutto il personale tecnico amministrativo, per cui chi in realtà si interfaccia con l'università perché ha bisogno ora della segreteria studenti, del servizio del protocollo, oppure dei servizi erogati all'utenza, oppure delle problematiche legate al dottorato di ricerca, all'Erasmus o alle attività dei singoli dipartimenti, ha un numero di telefono, un indirizzo mail al quale poter sempre fare ricorso in tutte queste giornate, che ci auguriamo siano poche. È chiaro che un orizzonte temporale che noi potremmo dover immaginare essere anche più lungo. Ecco perché abbiamo voluto farci trovare da subito pronti a dare una risposta, risposta che cercheremo naturalmente di migliorare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Tra chi dice che bisogna chiudere tutto e chi invece dice che sono maglie troppo strette, lei dove si colloca? Immagino a metà, nel senso la mia domanda è che ne pensa delle misure, se stanno già funzionando, se secondo lei funzioneranno le misure di contenimento che arrivano dal governo nazionale e poi lei ne parlava già, le ordinanze messe in campo in questa regione. Io credo che in questo momento il contenimento si è affidato esclusivamente alla nostra capacità di modificare totalmente la nostra socialità, di ridurre gli incontri, perché questi, chiaramente, questi incontri rappresentano tutte occasioni di contagio. Se questa può essere la risposta definitiva a questa tipologia di patologia, non lo sappiamo ancora, ma sicuramente è una risposta importante perché deve andare in qualche modo a rallentare l'afflusso dei pazienti presso i nostri ospedali, soprattutto i nostri reparti di terapia intensiva, che è in questo momento la criticità maggiore che c'è nelle regioni. E diciamo dal nostro osservatorio al momento privilegiato del centro-sud, noi guardiamo nelle quattro regioni più colpite, che sono Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e le Marche. A me devo dire da osservatore, diciamo, medico, quindi della mia parte medica e non la parte accademica, fa molta impressione. Devo dire il numero dei pazienti delle Marche, perché come sappiamo i posti della terapia intensiva sono legati alla popolazione della singola regione e ovviamente le Marche hanno molti meno posti di terapia intensiva. Chiaramente capisco che la situazione lì sia in questo momento particolarmente critica, è ovvio che i numeri rendono critiche tutte le situazioni. Questa scelta di una socialità diversa che io invito tutti, l'ho fatto anche attraverso una lettera agli studenti,
di vivere queste settimane in una modalità diversa rappresenta, non voglio dire un obbligo, però anche una scelta che noi possiamo vivere in maniera migliore. Cerchiamo tutti quanti di sforzarci di parlare d'altro, cioè è chiaro che l'attualità ovviamente è l'epidemia, il Covid-19, quindi ovviamente non sarebbe possibile, però cerchiamo anche di parlare del resto della vita, quella che sembra in queste settimane sospesa, anche con un'atmosfera un po' di rallentamento, di malinconia, che invece devono essere sostituite da un'attività il più possibile normale. Questo è lo sforzo che abbiamo voluto fare attraverso i corsi. E naturalmente anche di pensieri, problematiche diverse, libri, romanzi, la cucina. Purtroppo stare chiusi si mangia di più, questo non c'è dubbio, però dire, è anche un modo per parlare di cose diverse con una certa Certo, qualità di vita. senz'altro. Lei lo diceva, ci ha dato già uno spaccato, la sua valutazione da medico. Da medico, lei si sarebbe mai aspettato nella vita di fronteggiare una roba del genere? Gliela dico banalmente perché è un'emergenza sanitaria con cui noi in Occidente forse non eravamo proprio abituati a pensare di dover fare i conti. Infatti in questi giorni si sono diffuse numerose interviste o visioni del passato. Quelle che sono girate di più sono quelle dell'intervento nel 2015, naturalmente del grande fondatore di Apple, che ha voluto ricordare a tutti che il futuro sarebbe stato, la morte del futuro non sarebbe stata per il nucleare, ma per un'epidemia. Ma io cito anche, per essere, diciamo, forse più banale, ma non meno di attualità oggi, l'inferno di Dan Brown, per dirne una. Qui si parlava di una grande epidemia che avrebbe dovuto ridurre di 1-2 miliardi la popolazione del mondo. Diciamo che alcuni scenari lasciavano pensare, un po' anche pensando alla SARS, oppure alla MERS, il virus che nel 2012 colpì il deserto. Ci sono stati delle avvisaglie, nel senso delle dimostrazioni che l'unico vero grande pericolo delle nostre società è probabilmente il pericolo infettivo. Però direi che così, come non se lo aspettava il mondo, onestamente posso dire non me lo aspettavo neanche io. Anche se vogliamo una tipologia particolare che tutti stiamo imparando a conoscere, cioè con una grandissima virulenza, soprattutto sui soggetti più anziani, ma con la possibilità di recupero con un trattamento idoneo, che è oggi la grande scommessa. Più pazienti riesco a tenere in terapia intensiva, più questi pazienti aumentano la loro chance di sopravvivenza. E questo è un meccanismo, se vogliamo, apparentemente banale, in realtà per certi versi perverso, ci fa capire anche come la nostra attuale organizzazione del sistema sanitario nazionale, ma direi anche europeo, perché guardando gli altri stati la situazione non è diversa, probabilmente non era adeguata a rispondere a questo tipo di emergenza. Certo, debba essere riorganizzata e sicuramente, non dico più un tema di discussione, sembriamo tutti convinti di questo. Ora però l'importante è che non vada, diciamo, in affanno il sistema sanitario, soprattutto insomma, nelle regioni del sud, lo dicevamo prima. E quindi infine le chiedo di rinnovare il suo messaggio, quello che ha dato agli studenti, alla sua comunità, lo estendiamo anche ai molisani, questo restate a casa che è diventato un refrain importante. Allora, io approfitto della nostra chiacchierata per aggiungere una cosa, una notizia per gli studenti che è importante. Noi siamo in stretto contatto, anche io personalmente, col Ministro, per tutte le problematiche che riguardano in questo momento le carriere degli studenti, che sono ovviamente la loro grande giustificata preoccupazione, anche dal punto di vista degli aspetti economici. Io ho mantenuto aperto e ben saldo il canale di collegamento con i nostri studenti, una cosa, come sa, alla quale io tengo molto. Abbiamo spostato, stiamo per uscire il decreto con il quale noi sposteremo la scadenza della rata, ma in realtà pensiamo di spostarla ancora di più per mettere tranquilli gli studenti sulle carriere. Si è parlato, e credo che sia nel testo del decreto di stamattina, di uno slittamento della scadenza del 30 aprile per rimanere in corso, cioè per non passare all'anno seguente, che il Ministro mi aveva anticipato dovrebbe essere portato al 15 giugno, ed è un modo anche questo per tranquillizzare tutti quelli che sono nella parte finale della propria carriera. Io penso che, e qui invece mi allargo a quello che è un po' il ragionamento che lei diceva per tutta la comunità accademica, io penso che questa è una grande prova per l'Italia, per il Molise, per la nostra università, per la nostra comunità, un po' per tutti. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza. La prima cosa è che
è facile dire stare a casa, ma io dico non limitarsi a stare a casa bene, nel senso studiando per chi deve studiare e cercando di lavorare per chi deve lavorare. Io perciò ringrazio ancora tutta la mia comunità, i docenti, il personale tecnico amministrativo, gli studenti, le famiglie degli studenti. È il momento di rimanere tutti vicini, tutto quello che l'università potrà fare per i propri docenti, per il proprio personale tecnico amministrativo, per gli studenti, le famiglie degli studenti, io garantisco che lo farà. Quindi non cerchiamo di non opporre una resistenza, vorrei dire, passiva a questi giorni che devono passare, ma una resistenza attiva. Cerchiamo di lavorare, di fare tutto quello che possiamo fare per farci trovare pronti. Io sono convinto che la nostra è una comunità giovane e brillante. Quando sarà il momento di ripartire, dovremo farci trovare pronti perché possiamo ottenere grandi risultati. Grazie a Luca Brunese che ci ha dedicato un po' del suo tempo, più prezioso del solito, perché molto preso anche lui come rettore dell'Università degli Studi del Molise a gestire la fase di emergenza. Grazie davvero, rettore. Buona serata a Grazie a lei. lei, grazie per lo spettacolo della pazienza, grazie. E allora ci spostiamo a scuola, dall'università, nelle scuole abbiamo girato un po' di domande e abbiamo approfittato della gentilezza del collega Giuseppe Lanese che si occupa di comunicazione per l'USR del Molise. Abbiamo girato un po' di domande alla dottoressa Anna Paola Sabatini che dirige l'ufficio scolastico regionale per fare il punto anche con lei in estrema sicurezza. Hanno realizzato un video per fuoco incrociato che adesso vedremo insieme come abbiamo deciso di fare ormai da giorni. Continuare a fare informazione si può in maniera protetta e sicura per tutti, sia per chi entra in contatto con noi, sia per noi giornalisti e tecnici di questa redazione, come atteggiamento il più responsabile possibile. Ma lo dicevo appunto continuando a fare informazione. Ascoltiamo Anna Paola Sabatini su come sta andando anche la didattica a distanza nelle scuole molisane, su quelle che sono le prospettive e gli scenari che riguardano più in generale la vita anche a scuola quando sarà cessata, speriamo presto, l'emergenza coronavirus. Direttore Sabatini, facciamo una panoramica sull'apprendimento a distanza attivato in Molise. Come si stanno comportando le nostre scuole e quali sono le criticità? Le scuole hanno avuto una reazione decisamente positiva. Molte delle nostre istituzioni già avevano sperimentato, seppure ecco, non in modo così sistematico, l'apprendimento a distanza, quindi sono quelle scuole che si sono trovate più pronte. Però nell'emergenza tutti hanno risposto. Nel giro degli ultimi giorni abbiamo notato e registrato un'organizzazione sempre più capillare. Qualche piccola criticità c'è stata piuttosto sul fronte dell'utenza, magari per qualche famiglia che non aveva la dotazione tecnologica necessaria per rispondere e attivarsi in questa modalità, magari anche semplicemente per la presenza di più ragazzi in casa, e poi per qualche zona interna sul fronte delle infrastrutture tecnologiche. Però sono numerosi i soggetti che anche attraverso i servizi di agenda digitale, magari gratuitamente, stanno mettendo a disposizione la possibilità di connessioni anche familiari in luoghi più difficili. I primi giorni sono stati quelli più complicati perché partire con la messa a sistema di un'organizzazione di questo tipo non è stato semplice. Al momento però le rilevazioni che abbiamo davvero ci parlano di un sistema andato a regime, quindi di un'organizzazione che funziona. Anche in questo caso la scuola ha dato una grande testimonianza di sapersi adattare alle difficoltà e alle emergenze. E quando parliamo di scuola parliamo delle persone che ci lavorano dentro e quindi della straordinaria professionalità dei nostri dirigenti scolastici e dei nostri docenti. Ecco, già in parte ha risposto alla prossima domanda, però le voglio chiedere meglio, come sta reagendo la comunità scolastica molisana dal punto di vista anche emotivo? Beh, dal punto di vista emotivo sicuramente molto,
molto positivamente, anzi significativamente positivamente, e questo ci tengo a sottolinearlo in particolare perché quando si parla di didattica a distanza si fa riferimento sicuramente all'obiettivo primario di non interrompere la continuità didattica e di garantire ai nostri ragazzi il diritto, quel diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, ma non dobbiamo dimenticare, soprattutto non dobbiamo sottovalutare che attraverso questa possibilità di fare scuola si permette ai nostri studenti anche di mantenere quel filo di normalità fondamentale in un momento di smarrimento e anche di timori così diffusi in questo momento e quindi di non perdere, di non interrompere anche la continuità in quella che è la relazione educativa con i docenti. Che soprattutto in passaggi come questi, come questo, aiuta a stare più tranquilli, a sentirsi confortati, a sentirsi meno soli. Quindi il tema dell'emotività è centrale nell'attivazione di questi percorsi a distanza, perché in questo modo andiamo a garantire appunto non solo un servizio di istruzione, ma anche indirettamente una funzione di contenimento psicologico sia agli studenti che alle famiglie non indifferente e fondamentale. Si ipotizza un ulteriore rinvio del ritorno in classe, e in quel caso la valutazione ai fini della chiusura dell'anno come sarà o come sarebbe realizzata? In questo momento ci atteniamo alle indicazioni che fino ad oggi sono state date, per cui la sospensione delle lezioni è confermata fino al prossimo 3 aprile. In ogni caso e ad ogni modo, per quanto riguarda la tematica della valutazione, ribadisco che le attività svolte a distanza, in qualunque modalità, perché poi ogni scuola magari si sta organizzando in maniera personalizzata anche in base all'età degli studenti, è attività scolastica a tutti gli effetti. Quindi la valutazione verrà fatta dai docenti sui percorsi che vengono svolti anche con questa modalità regolarmente come fossero in presenza, ovviamente adattandosi alla specificità di questa tipologia. E qual è il rischio peggiore per bambini e ragazzi in questo momento, secondo lei, e come si può combatterlo? È proprio come dicevo prima, quello dell'estraniamento, del cadere in preda ai timori, alle paure, a questo stato di isolamento. Quindi il mantenere in vita le attività scolastiche che nella quotidianità occupano una parte importantissima del tempo di vita dei nostri studenti aiuta moltissimo anche in questo. Quindi lo ribadisco, non solo istruzione, ma sostegno integrale alla persona, che è poi quello che cerchiamo di fare quotidianamente nelle nostre aule, anche in situazioni di normalità. In questo momento è ancora più importante e per questo motivo la scuola non si ferma. Bene, direttore, chiudiamo con il suo messaggio agli studenti, agli alunni, alle famiglie, ai docenti, ai dirigenti, a tutto il personale della scuola. Al personale della scuola va un forte ringraziamento per il lavoro straordinario che ha fatto e che sta facendo in questi giorni, anche in condizioni non sempre, anzi quasi mai semplici. È stata data veramente una grande, grande testimonianza. Ai nostri ragazzi e alle loro famiglie dico di cogliere la positività di questi momenti per riscoprire lo stare insieme e per dedicarsi anche a quelle attività che in qualche modo oggi sono diventate un po' desuete, il giocare, lo stare insieme, il dialogare, il leggere e comunque anche per quanto riguarda strettamente le attività scolastiche, scoprire e per qualcuno riscoprire
quella capacità anche di auto-organizzazione delle proprie attività scolastiche. Non è da sottovalutare. Questa modalità e questa emergenza motiva fortemente i nostri studenti, li mette in condizione di dover organizzare il proprio lavoro sviluppando, quindi permettendo lo sviluppo di competenze che normalmente rimangono maggiormente sopite. Allora, siamo tornati in studio. Questa era la panoramica sulle scuole del Molise, su come sta reagendo anche la comunità scolastica. Ma torno con voi di nuovo all'Università del Molise, perché lo ringrazio davvero. Ha trovato qualche minuto per noi. Il professore Marco Marchetti è in collegamento telefonico con noi. Intanto una bella iniziativa che ha realizzato l'Unimol per la sua comunità, di cui non ho anticipato nulla parlando con il rettore prima, proprio perché volevamo riservare al professore Marchetti questo compito e questo ruolo, e poi ci darà una mano a capire, insomma, quali possono essere le conseguenze psicologiche che già magari ognuno di noi sta vivendo in questi giorni, conseguenze di questa emergenza e come affrontarle. Professore, buonasera e grazie davvero a lei. Buonasera, grazie a voi. Allora, partiamo da questa iniziativa che avete pensato all'Unimol per dare un supporto a studenti, docenti, personale, chi insomma lo richieda. Si sente un po' un punto di pronto intervento in questo momento? Allora, sì, noi abbiamo pensato, io e la professoressa Baralla, la collega che insegna psicologia all'Unimol, di offrire la possibilità a chiunque ne senta il bisogno di avere un contatto con qualcuno che si occupa di stati mentali, di confrontarsi, di parlare, perché è un momento in cui avere contatto con le persone è molto importante in generale. In generale. Quindi era il minimo che noi potessimo fare, metterci a disposizione di chiunque voglia. Allora, parliamo in generale delle conseguenze, insomma, lei da esperto, quali sono le conseguenze che la gestione di una cosa così grande che sta riguardando tutti gli italiani possono esserci sul morale, insomma, proprio sulla tenuta della società? Dunque, in una situazione di crisi bisogna tenere presente che le nostre fragilità personali, che tutti quanti abbiamo in qualche modo dentro di noi, vengono maggiormente a galla. Non dobbiamo spaventarci del fatto che possiamo sentirci più fragili, non dobbiamo aver paura di avere paura, perché è normale in una situazione di questo tipo provare un certo grado di ansia, un certo grado di angoscia. Bisogna accettare, perché è la risposta normale, naturale che noi abbiamo a un evento di questa portata. Quindi accettare un pochettino quello che ci succede, non spaventarci di quello che ci succede. Ripeto, la nostra grande possibilità, che è molto facilitata in questo momento da tutti i mezzi di informazione, dai social, da tutti i contatti che possiamo avere, la grande possibilità che abbiamo è di stare in contatto con qualcun altro. Questo è fondamentale. Ecco, non è facile però, in contatto con qualcun altro, naturalmente in maniera virtuale, per esempio, se non, parliamo non Certo, dei nuclei virtuale. familiari, ecco, non parliamo dei nuclei No, familiari no, dove. no, no, virtuale. Ma vede, guardi, noi abbiamo un grande esempio. Dopo l'11 settembre, mentre New York era totalmente paralizzata, non si sapeva che cosa stesse succedendo, c'era qualcuno che pensava che fosse scoppiata la terza guerra mondiale, i contatti, eravamo già in epoca cellulare, anche se un po' all'inizio, i contatti fra le persone si moltiplicarono in maniera esponenziale, perché la gente cercava gli altri per sentire come stavano, cosa facevano, per rassicurarsi. Quindi il contatto, anche il contatto virtuale, è un contatto rassicurante. E io invito tutti a non chiudersi, ecco, non avere paura, a cercare contatti con gli altri, perché è una grande terapia quella di stare in contatto con gli altri. E anche i mezzi di informazione possono dare un'enorme mano, proprio perché appunto creano una rete di persone, e quindi bisogna ringraziarli perché fate un lavoro fondamentale in questo momento.
Grazie, dottore. Lei, ecco, appunto sugli organi di informazione, non sugli organi in particolare di informazione, ma sulle notizie che siamo chiamati purtroppo a trattare. Tocca questo onere soprattutto purtroppo ai colleghi del nord che raccontano dal nord questa epidemia. Mi chiedo spesso, perché è una mia reazione anche istintiva, mia personale, spesso cerco di evitare quando posso di leggere il racconto di persone che non ce l'hanno fatta, di come in terapia intensiva purtroppo sia molto difficile a volte trattare questo virus. Preferisco leggere, ecco, ho cominciato a farlo, ce n'erano ancora molto poche di queste storie sugli organi di informazione nazionale, per fortuna cominciano ad esserci le storie di chi è guarito, di chi ci racconta anche magari di avere ancora conseguenze importanti, perché veramente di questo virus non sappiamo nulla, però prediligo la fiducia, come dire. Quanto può incidere questo bombardamento di notizie purtroppo negative? Anche il pensiero, per esempio, del fatto che chi muore con questa epidemia muore veramente da solo, magari non vede più i suoi cari da chissà quante settimane, che non lo hanno visto e non lo vedranno più, e non lo vedevano da settimane. Guardi, in realtà se noi riflettiamo, in rianimazione, le persone che muoiono in rianimazione per qualsiasi altro motivo muoiono da sole, perché anche se c'è il parente fuori dal vetro, diciamo fuori della cabina di rianimazione, le persone comunemente non sono coscienti, quindi Sì, da questo vero. punto di vista non cambia molto per quanto riguarda il singolo che è ricoverato. Cambia invece moltissimo per quanto riguarda chi è fuori, cioè i parenti, gli amici, perché si sentono privati del contatto con la persona che sta male. Questo purtroppo è una situazione che è inevitabile in un momento come questo. Ma non è tanto, non riguarda tanto la persona che sta male. Riguarda i parenti, gli amici, Certo. tutta la cerchia di persone che gli vorrebbe stare attorno e invece non può stargli attorno. È importante invece magari, ecco, dare messaggi positivi, perché sono tantissime le persone che ce l'hanno fatta, sono tante che ogni giorno, anche dal bollettino lo vediamo, sono i guariti, no? Guardi, io non credo che sia importante dare un messaggio positivo, o così come non è importante dare un messaggio negativo. La realtà è quella che è una realtà abbastanza grave e bisogna prendere atto di quella che è la realtà, perché vediamo, e tra l'altro siamo all'inizio, questo è il discorso, siamo all'inizio. Sicuramente. La maggior parte delle persone che si ammalano di questa malattia ha pochi sintomi o addirittura nessuno, ci sono gli asintomatici, quindi questa è la realtà. I casi gravi sono purtroppo abbastanza gravi, però ecco, c'è un salto, cioè, no, non c'è una via di mezzo, no? Ci sono persone che non hanno nulla, ci sono persone che sono, ci sono fasce d'età molto più a rischio, questa è la realtà. Secondo me non bisogna cercare di nasconderla più di tanto, perché non ha molto senso. Né nascondersi nulla, quindi io qualcosa in più la dovrei leggere. Se mi va e trovo un titolo, meglio che non salti e vada avanti, perché tanto, insomma, lei ha ragione. No, no, ma È tanto la guardi, ci sono le notizie ufficiali che dà sì. la Protezione Civile, quelle sono, quelle rimangono. Quindi Però restare no, in contatto, ecco, poi la lascio al suo lavoro, ma mi fa piacere farle ripetere ancora questo consiglio, cioè non dobbiamo vergognarci di cercare il contatto con le persone. cerchiamoci, non so, nessuno è escluso, siamo tutti nella stessa barca, non c'è chi è meglio, chi è peggio, non c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, ci possono essere persone un po' più esperte, un po' meno esperte, però sul piano emotivo siamo tutti nella stessa situazione. Io non sono meglio di un altro sul piano emotivo, io ho le mie fragilità, le mie paure, faccio un certo mestiere e metto a disposizione quel poco che so di chi lo vuole utilizzare. Ecco, questo, ma non, ecco, non bisogna avere paura, non bisogna avere paura di avere paura. È normale avere paura, è normale avere delle ansie,
perché è una situazione che effettivamente, e poi è una situazione che diciamo relativamente nuova, cioè sicuramente assolutamente nuova per la sua imponenza. Molte persone non si ricordano, ci sono stati momenti in cui io ho vissuto da bambino l'epidemia, ci fu un'epidemia che si chiamava asiatica, allora l'influenza aveva una certa, ci fu un'epidemia in Italia di poliomielite negli anni 50 e fu l'ultima epidemia di poliomielite prima che venisse adottato il vaccino universale contro la polio. Quindi l'Italia ha attraversato momenti difficili da questo punto di vista e dal punto di vista epidemiologico delle malattie infettive. Però io vorrei ricordare una cosa. Pensi che il sistema di supporto alle persone malate di un'epidemia, quindi la rianimazione, diciamo così, la terapia intensiva nasce durante un'epidemia. C'è un genio che pensa, dice, dobbiamo far sopravvivere le persone, dobbiamo farle respirare anche se non respirano più. E questo succede negli anni 50 e da lì si è sviluppata questa scienza meravigliosa che era la rianimazione e la terapia intensiva. E oggi abbiamo bisogno di queste persone. Ecco, dobbiamo essere assolutamente grati. Quello che vorrei dire chiaramente, i nostri comportamenti individuali, i comportamenti di prudenza non sono soltanto rivolti a noi stessi, i comportamenti di prudenza sono rivolti a garantire il minor afflusso possibile alle persone che poi devono invece curare le persone che stanno peggio. Noi dobbiamo difendere il nostro sistema di assistenza perché è quello che ci può salvare se ci troviamo nei guai. Professore, davvero, davvero grazie. Il professor Marco Marchetti ci ha dato degli spunti interessanti, sicuramente di cui fare tesoro. Davvero buon lavoro a lei. Magari nei prossimi grazie giorni. Grazie, io rimando a vostra disposizione. Grazie, grazie davvero. Sì, grazie. Approfitteremo della sua disponibilità. Grazie. Arrivederci. Allora, cambiamo argomento, ma resto sempre sulla vita che va avanti nonostante il coronavirus, su quella che deve andare avanti. Parliamo del mondo produttivo adesso, ci occupiamo di un altro segmento. C'è stata un'importante presa di posizione nei giorni scorsi dell'ANCE nazionale, ribadita oggi. La situazione dei cantieri dell'edilizia è particolare perché nonostante il protocollo, nonostante la grande disponibilità delle associazioni datoriali e naturalmente dei sindacati, il problema dei dispositivi di protezione individuale, ma anche dell'organizzazione di un cantiere edile, come anche di altri tipi di attività, resta ancora problematico rispetto alla garanzia delle misure di contenimento del contagio e quindi di isolamento sociale. Il direttore di Teleregione Pierluigi Boraggine ha raggiunto per noi telefonicamente il presidente nazionale dell'ANCE Gabriele Buia e ha raccolto queste sue valutazioni e sollecitazioni. Ascoltiamolo. Iniziamo da un paradosso. Per la prima volta nella storia ANCE ha chiesto un provvedimento al governo di sospendere dei lavori nei cantieri edili. Ecco, iniziamo da questo paradosso. Sì, non perché lo vogliamo, ma perché siamo costretti. Questo è il vero paradosso di un settore che esce da 12 anni di crisi, che lascia ancora tante ferite e continuerà a lasciarle. È proprio un paradosso questo, che il mondo delle costruzioni dica che non ha più la forza di continuare, deve chiudere i cantieri, dovrebbe far pensare il legislatore. Noi abbiamo detto che non riusciamo a continuare i nostri cantieri e stiamo via via chiudendo perché ci mancano i minimi dispositivi di sicurezza per i nostri collaboratori, i nostri dipendenti. Abbiamo delle responsabilità sociali importanti alla luce della situazione sanitaria del nostro paese, non possiamo aggravarlo ulteriormente. Ci mancano i subappaltatori, non vengono nei cantieri, ci mancano i materiali, le fabbriche hanno cominciato a chiudere e non riescono più a approvvigionare i luoghi di lavoro. Questo è il grande problema che il governo deve capire e darci le possibilità, non perché vogliamo, non abbiamo nessun interesse a chiudere, anzi a noi occorre continuare a lavorare per uscire da quel pantano in cui eravamo. Senta, si aspetta un provvedimento ad hoc per il settore dell'edilizia? Sì, abbiamo necessità di un provvedimento ad hoc. Noi l'abbiamo chiesto,
chiaramente è un momento difficile perché tantissimi settori economici sono in difficoltà, più o meno come il nostro, ma aspettiamo un provvedimento dedicato, perché il mondo delle costruzioni è un'industria importantissima, ma non è minimamente paragonabile alla manifattura tradizionale. Noi ne abbiamo un centro di produzione unico, la fabbrica, noi abbiamo tanti cantieri che sono tante fabbriche, per cui è completamente una situazione diversa che necessita di indicazioni e di provvedimenti diversi. Senta Presidente, illustrando il decreto marzo, seppur in maniera fugace, il Ministro Gualtieri ha parlato anche di investimenti. Servono investimenti nel settore? Serve un forte investimento nel settore? Sì, assolutamente. Servono gli investimenti che sono stati già destinati dagli anni passati nelle casse dello Stato prima di questa emergenza nazionale legate al virus. Chiaramente avevamo 70 miliardi di euro bloccate nelle casse dello Stato. Bisogna che si riattivino rapidamente, si riattivino i cantieri che erano bloccati da anni con dei provvedimenti urgenti, e dobbiamo fare in modo che quei 25 miliardi che il governo si impegna a investire adesso siano veramente moltiplicatori di una filiera e di un grande sistema economico che cresce, ma abbiamo bisogno, ripeto, di qualcosa in più, di uno sforzo in più, compatibilmente con le necessità e le casse del nostro Stato. Presidente, chiudere i cantieri cosa significa? Ci dia dei numeri, quanti lavoratori, quanto fatturato? Noi oggi abbiamo occupati per 2 milioni o poco più. 2 milioni sono un numero importantissimo fra filiere e addetti diretti, perché effettivamente noi muoviamo il 20% del PIL. Il 20% del PIL interagisce col mondo delle costruzioni, investitori immobiliari, grandi filiere della produzione e indotto delle compravendite. È un numero importantissimo, l'Italia non può crescere se il settore delle costruzioni non ricomincia a creare e distribuire ricchezza. L'investimento in costruzione e la produzione della costruzione erano 120-130 miliardi all'anno. Bloccare una macchina del genere vuol dire affossare ulteriormente la macchina dello Stato. Non possiamo permetterla e non dobbiamo permetterla. Senta Presidente, la priorità, abbiamo sentito insomma gli ammortizzatori sociali, ci saranno ammortizzatori sociali, ma voi avete bisogno anche di dispositivi per poter riprendere a lavorare, no? E quella la priorità. La prima necessità che abbiamo è di avere dei dispositivi di protezione individuale per i nostri collaboratori dipendenti e per tutte le persone che entrano nei nostri cantieri. Oggi non riusciamo a trovarli, siamo privi di mascherine, secondo quanto previsto dalla normativa, per cui non riusciamo a far lavorare le persone in vicinanza. Non è possibile nei cantieri, la stragrande maggioranza delle lavorazioni non permettono di mantenere la distanza del metro, per cui occorrono questi presidi di protezione individuale, assolutamente. Abbiamo bisogno anche di avere degli ammortizzatori sociali, specialmente in questi giorni, in questi primi periodi dove i cantieri si stanno via via bloccando, e visto che non riusciremo a riaprire le fabbriche e ad avere i provvedimenti a riprendere rapidamente, perché la macchina della filiera edilizia è lunga, in questo momento abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali che ci aiutino veramente a sopperire questi primi momenti. E poi, come è stato detto, investimenti nuovi. Abbiamo necessità di avere un sistema finanziario a fianco del mondo delle costruzioni che dia ossigeno a questo settore, che purtroppo è stato gravato da un credit crunch, cioè da una riduzione del credito che dal 2008 è stata del 70%. Per cui in questo momento il rilancio della scadenza dei mutui, nuova finanza in aiuto alle imprese, legata chiaramente al fatto che lo Stato e gli enti locali paghino rapidamente quello che devono pagare alle imprese, che oggi vantano 6 miliardi di ritardati pagamenti. Le imprese hanno bisogno di liquidità, Presidente. Hanno fortissimo bisogno di liquidità. Noi dobbiamo intervenire rapidamente se vogliamo fare in modo che le imprese che chiudono oggi possano riaprire, altrimenti ho paura che vedremo un'altra
fortissima emorragia di imprese di costruzione in Italia. Senta, un'ultima considerazione. L'edilizia in Italia è formata da grandi gruppi, ma anche da tantissime piccole e medie imprese. Nei mesi scorsi c'è stato un intervento da parte del governo per salvare grossi gruppi, lasciando un po' da sole le piccole imprese, che è a valle della filiera. Ecco, secondo lei cosa bisognerebbe fare per tutelare un po' tutti? Ma sicuramente dovrebbero riprendere in maniera attenta i dati e la visione di com'è il tessuto imprenditoriale nelle costruzioni in Italia, che è per lo più formato da piccole e medie imprese, l'ossatura portante del nostro sistema paese. Oggi crescere in Italia è diventato difficilissimo, con tutte le norme e tutte le burocrazie che ci attanagliano. Ma questo non vuol dire che deve aprirsi una discussione tra grandi e piccole e medie imprese, no, assolutamente. Abbiamo anche delle grandi imprese che devono essere tutelate, che possono crescere in Italia prima di tutto, come fanno altre grandi imprese estere che nel loro paese trovano il 70% del loro business, e questa è cosa che manca completamente in Italia. C'è stato un impoverimento generale legato al fatto che le grandi imprese ormai sono praticamente senza lavoro e stanno denotando grandissime sofferenze, ma purtroppo, visto che le imprese piccole e medie italiane chiudono senza numeri eclatanti e senza creare interesse dei media, hanno chiuso centinaia di anni fino ad arrivare a 600.000 addetti che abbiamo perso negli ultimi anni, per lo più fatto da piccole e medie imprese. Allora bisogna rilanciare questo sistema e dare la possibilità a tutti di poter crescere, poter trovare ristoro come altre imprese trovano nei loro paesi all'estero. Certo, senta, visto che parlavamo all'inizio di paradossi, il paradosso è che tante piccole e medie imprese potrebbero fallire per crediti, e questo è il paradosso, che magari derivano anche da crediti verso altre imprese, sono subappaltatori principalmente. Certo, purtroppo il grande problema è questo, che se la filiera dei pagamenti si interrompe, se vengono a mancare i pagamenti a monte e di conseguenza si propaga questa emorragia, questa situazione si propaga anche al tessuto sottostante, chiaramente le piccole imprese sono le più penalizzate di questa situazione, perché non hanno praticamente potere di credito e come tale vengono abbandonate dal sistema finanziario. Dobbiamo rivederlo tutto, questa è una nuova sfida che dobbiamo vincere se vogliamo uscire da questa situazione di crisi emergenziale. Dobbiamo rilanciare il tessuto produttivo nel rispetto delle singolarità, nel rispetto delle singole dimensioni, ma a fianco degli istituti bancari e del governo, che deve dare dei provvedimenti anche chiaramente di garanzia, come spero faccia in questo decreto, per rilanciare il credito alle imprese senza distinzioni e dimensioni. E allora, abbiamo ascoltato le valutazioni dell'ANCE nazionale. Vi dicevo prima, ci stiamo occupando del mondo produttivo, quindi voce importante è quella delle organizzazioni sindacali. La ringrazio, perché con noi in collegamento al telefono Tecla Boccardo, la segretaria generale della UIL Molise. Buonasera a lei. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, ci stiamo occupando di come il coronavirus ha stravolto le nostre vite, di come siamo chiamati a portarle avanti, naturalmente nella massima sicurezza. Lei da subito, da quando è iniziata questa emergenza, ha sollecitato le istituzioni su più fronti, dal lavoro agile ai dispositivi di protezione individuale, che purtroppo, soprattutto negli ultimi giorni, naturalmente con l'aggravarsi della situazione e con l'espandersi della pandemia anche agli stati europei, i nostri confinanti, dispositivi, dicevo, che continuano a scarseggiare sempre più. Ci faccia una panoramica, ecco, attualizzata di com'è al momento la situazione in Molise. Per quanto riguarda i dispositivi, io innanzitutto nella sanità sono indispensabili e necessari, ma per vari fattori. Innanzitutto perché comunque il lavoratore deve lavorare in sicurezza, il datore di lavoro è quello che deve aggiornare anche i documenti di valutazione dei rischi e fornire tutte le misure necessarie per la protezione. Ma queste misure sono necessarie per l'operatore, sono necessarie per le persone che si curano e sono necessarie perché possono essere poi naturali vettori del contagio stesso. Siccome la cosa principale, il problema principale è quello di ridurre il rischio da contagio, di ridurlo non solo per le persone che ci lavorano, ma anche per tutti coloro che comunque ci stanno vicini e anche le famiglie che poi sono lavoratori che tornano a casa e che sono in prima fila in questo momento, e a loro va tutta la nostra gratitudine. Sono uomini e donne che sono impegnati in questa emergenza, un'emergenza
gravissima, dove soprattutto mancano dispositivi oltretutto idonei a nord. Noi proprio questa mattina abbiamo mandato un ulteriore sollecito proprio rispetto alla necessità che c'è di dotare i lavoratori, perché molto spesso in altre, non in tutte le realtà, hanno questi dispositivi. E parlo principalmente degli ospedali, non ce li hanno nemmeno gli amministrativi, soprattutto nel settore, mi lamentavano questo per esempio anche in al Policlinico Gemelli, dove gli amministrativi non sono dotati di presidi, però sono persone comunque esposte al pubblico, quindi a rischio, e comunque in tutti i servizi pubblici devono essere forniti questi dispositivi. Ovviamente queste problematiche ce le abbiamo anche nel privato. Ora non so dove, come vogliamo, ecco, se c'era qualche altra domanda. Beh, no, immagino che se gli operatori della sanità hanno queste difficoltà, ancora di più gli operatori delle imprese private che hanno cominciato a lavorare, anche perché, diciamo, da pochi giorni c'è stato intanto il blocco di tutte le attività che non erano necessarie, quindi le misure di restringimento vere. Quindi da qualche giorno c'è stata proprio la netta percezione che questa epidemia, poi diventata pandemia, ci potesse arrivare addosso, diciamo, anche qui in Molise. Quindi nel momento in cui le imprese, per esempio dei trasporti, lei anche di questo si è occupata in questi giorni, hanno cominciato a capire che era il caso, insomma, era forse utile e necessario reperire dispositivi di protezione individuale, è stato difficile trovare anche le mascherine presso la Protezione Civile regionale, che naturalmente riceve l'approvvigionamento da quella nazionale. Sì, ripeto, questo è un problema oggettivo, però poi non vengono rispettate le norme minime che sono richieste da questi decreti che vengono emessi quasi quotidianamente ormai dal Presidente del Consiglio, perché comunque noi abbiamo informazioni e anche foto che purtroppo ritraggono, per esempio per quanto riguarda i trasporti, operai che vengono che di solito prendono i mezzi pubblici per andare a lavorare, loro sono costretti ancora a lavorare, vanno a lavorare, ma non c'è nessuna tutela né all'interno delle fabbriche e né all'interno del trasporto pubblico. Bus di lavoratori colmi di persone senza neppure il rispetto del metro. Ora parliamo delle mascherine, però parliamo anche del metro di distanza che le persone devono avere. Certo. Anche su questo, come WIL, abbiamo in qualche maniera cercato di risolvere anche questa problematica. Devo dire che in questo caso anche l'assessore al trasporto mi risulta che abbia fatto proprio una comunicazione nella quale si autorizza anche ad un implemento degli autobus proprio per rispettare queste distanze. C'è stata poi l'ordinanza del Presidente con la riduzione del Presidente Toma per quanto riguarda poi la riduzione anche di questo servizio. Molti sono i servizi che sono stati ridotti pur se continuano ancora ad essere aperti. Dicevo prima che noi abbiamo chiesto proprio oggi innanzitutto il confronto per verificare con i nostri responsabili della sicurezza dello stato delle misure di sicurezza che vengono applicate, soprattutto vi riferisco in questo caso alla sanità, quindi sia con gli strumenti di protezione e sia per i protocolli di prevenzione che devono essere adottati. Abbiamo chiesto, chiediamo soprattutto informazioni sulla profilassi che viene seguita per il personale che viene esposto a casi di coronavirus e che lo stesso venga sottoposto a tampone, perché ci risulta molto spesso ci sono casi di persone che pur avendo lavorato e lavorando, per esempio sono sottoposto di Teboli, non tutti hanno avuto il tampone, quindi vorremmo capire qual è la procedura che si segue in questo caso. E dopodiché chiediamo protezioni individuali che devono essere a norma, perché ripeto viene messa a rischio la propria salute e quella delle famiglie e dei malati. Oltre a questo ovviamente serve potenziare i servizi e non depotenziarli. Abbiamo anche notizie di qualche giorno fa di medici che si invitano a stare in ferie, e su questa cosa vorremmo capire meglio. Abbiamo scritto anche in questo caso, abbiamo scritto sempre al Presidente, abbiamo scritto all'ASRM chiedendo di capire. Ma medici ospedalieri, mi perdoni? No, sono medici degli ambulatori ai quali è stato ridotto l'orario, e noi abbiamo comunicato all'ASRM che questi medici sono disponibili nel caso in cui fosse necessario, sono disponibili ad essere a disposizione l'emergenza coronavirus. Quindi noi chiediamo di potenziare in questo momento e di creare anche quel piano di potenziamento e di gestione dell'emergenza che speriamo non ci sia in Molise.
Però, come dicevamo prima, l'emergenza sanità è strettamente connessa con quella economica e quindi come sindacato abbiamo firmato qualche giorno fa un protocollo proprio per la protezione, perché riteniamo che non si può vanificare il sacrificio di chi resta a casa con atteggiamenti di chi, aziende soprattutto, che non garantiscono la sicurezza e quindi sì. Per coloro che continuano a lavorare. E senta, oggi proprio la notizia sì. della FCA... Eh sì, questo le volevo chiedere. Comunque riduce la produzione, chiude in tutta Europa, ma rimane. Esattamente, questo le volevo chiedere. Cioè, è possibile che lo stabilimento di Termoli stia facendo la produzione per tutta la FCA in questo momento? Voglio dire, è talmente strategico che si ritiene di tenerlo aperto per motivi. O ve l'hanno spiegato, insomma, qual è il motivo per cui... In queste ore noi stiamo proprio affrontando questa situazione, questo problema della FCA. Non è proprio tutta la FCA, ma sono 2.700 lavoratori, diciamo che resta a casa l'80%, restano a lavorare 500 lavoratori per alcune aree. Noi abbiamo chiesto invece che tutte le aree vengano chiuse, quindi anche per questi 500, ma è già in atto uno sciopero che è già iniziato il 12 fino al 22, quindi 10 giorni di sciopero. Siamo in contatto con i nazionali e siamo in contatto anche con per gestire questa situazione e abbiamo presentato nuovamente le nostre richieste, perché i lavoratori devono lavorare e devono lavorare in sicurezza, anche perché riteniamo che in questo momento abbiamo sì molte attività che sono necessarie e quindi noi diciamo tutto quello che serve per tutti, per chi non va più a lavorare e per chi invece sta lavorando, è necessario dare la copertura a tutti. Però in questo momento abbiamo aziende che continuano ad essere presenti, a produrre, oltre alla sanità abbiamo tutta la parte dell'indotto della sanità, tutti i servizi sociali, la protezione civile, c'è tutta la distribuzione della catena alimentare, ci siete voi della comunicazione, ci sono quindi tutta una serie di aziende, tutte quelle che presiedono le filiere per garantire il funzionamento di questo paese. Abbiamo quindi da una parte coloro che continuano a lavorare, dall'altra parte abbiamo tutto quello che poi è il tessuto produttivo principale del Molise, tutto il sistema del commercio, del turismo, di artigianato, tutte le piccole imprese che invece sta a casa. Ecco, abbiamo questa diciamo spaccatura in questo momento, queste due grosse realtà e per loro chiediamo le tutele, oltre a tutto quello che serve ora e per il futuro per rimettere in piedi anche l'economia stessa del paese, perché la crisi purtroppo è gravissima, enorme, qualcuno dice è come una guerra, siamo come in guerra in questo momento. Certo, se, rapidamente se ecco le vostre proposte per il dopo coronavirus o anche per il mentre coronavirus, perché ce ne sono già tante di misure attivate dal governo sul fronte economico. E allora su quelle misure CGIL e CISL e UIL hanno lavorato e concordato già da qualche giorno, stanno lavorando e quindi non critichiamo sicuramente che in pochi giorni insomma si sono messi a disposizione 25 miliardi di euro, questo è solo l'inizio che ci deve vedere verso quella che può essere una politica economica diversa, perché quello che è evidente è che la politica dell'austerity ha fallito e sta dimostrando tutta la sua fragilità e tutti i suoi limiti proprio in questi giorni e proprio insomma rispetto a quello che sta accadendo ora. Serve sicuramente uno shock fiscale, soprattutto per chi investe, perché bisogna mettere soldi in questi mesi per gli investimenti. E un altro appello che facciamo: comprare italiano, di sostenere le imprese italiane, ma soprattutto tutte le nostre proposte sono contenute nel documento che del decreto del Presidente. Le quattro linee sono fondamentalmente quello degli interventi per le famiglie, per le imprese, per i lavoratori, attraverso innanzitutto poi il potenziamento del servizio sanitario, quindi assunzioni, attivazioni di strutture, attivazioni di posti letto, dispositivi per l'emergenza e quant'altro. Tutte queste previsioni che devono essere poi facilmente raggiungibili, insomma, tutte queste misure attraverso delle procedure che devono essere snelle. Questo chiede il sindacato, perché oggi già cominciano a chiedersi: ma come faccio ad avere il congedo parentale? Ma come si fa? E quindi devono essere misure snelle. Certo. Dicevo il sostegno al reddito, il sostegno alle imprese, perché in questo momento le imprese hanno bisogno di liquidità per evitare il blocco e anche soprattutto per il futuro.
Bene. Il sostegno invece ai redditi attraverso gli ammortizzatori, sappiamo che avremo la cassa in deroga. Il Molise poi è una situazione molto particolare perché con la cassa ordinaria ha già esaurito la cassa ordinaria. Quindi chiediamo un intervento in più alla regione e speriamo interventi massicci anche da parte dello Stato. Ma come sindacato noi chiediamo che non ci si limiti ad oggi, ma che per oggi e per il futuro tutto quello che serve deve essere messo. Quindi anche se al Molise serve più di quella che sarà la ripartizione attuale, che per noi è soltanto una prima ripartizione a disposizione del Molise per gli ammortizzatori, quindi per questo shock, diciamo, per la ripresa delle attività, noi diciamo che il governo deve mettere soldi fino a quando serve a coprire per ora e per il futuro tutti. Quindi un Sì. sistema che deve essere esteso, e che è stato esteso perché in un primo momento erano stati esclusi, anche al commercio, ai somministrati, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi e quindi a tutti coloro che non c'erano. Certo. Un sostegno alle famiglie che sappiamo adesso, diciamo, è anche più chiaro con la distinzione in base all'età dei figli minori. Noi diciamo che chi lavora deve lavorare in sicurezza, nessuno va lasciato solo, questi sacrifici devono servire ad avere comunque una ripartenza diversa, cioè un'Italia che può ripartire con politiche economiche diverse, con un paradigma di politiche economiche che deve essere sicuramente diverso. Grazie a te Clau Boccardo, segretaria generale della UIL, per i suoi spunti e le sue proposte. Importante anche naturalmente appunto la voce del mondo produttivo, delle categorie che non si fermano e dei lavoratori che continuano a dover uscire la mattina di casa per recarsi sul posto di lavoro. Grazie a lei e buona serata, buon lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro a voi, grazie. E allora, prima di passare all'ultima parte, che sarà quella dedicata, diciamo, alla gestione più propriamente detta dell'emergenza sanitaria, quindi con qualche dato in più anche su come il Molise si appresta a gestire un eventuale picco che è atteso un po' in tutta Italia, soprattutto nel meridione, non è detto che ci sia, se continuiamo a stare attenti, magari sarà il più contenuto possibile alle condizioni date. Ma prima di passare a quest'ultima parte, diamo altri due spunti. Intanto in queste ore tantissimi sono i flash mob, ce lo ricordava anche il professore Marchetti, dobbiamo restare in contatto anche in maniera virtuale, col tam tam sui social ci si organizza per flash mob che da casa in tutta sicurezza testimoniano il nostro continuare a vivere e a esserci nonostante tutto. E anche nel Molise, anche a Campobasso, ma in tutti i posti di questa regione se ne sono organizzati estemporanei, più o meno in scia con quelli che ci sono in altre parti d'Italia. Cristina Niro ci racconta come un quartiere è diventato una curva praticamente da stadio. Sentiamo. Le regole si rispettano e i campobassani hanno dimostrato di saperle onorare. Non si esce se non per motivi eccezionali e se si esce è necessaria la distanza. Distanti da tutto, anche da quelle domeniche che fino a pochi giorni fa avevano riportato sugli spalti del rettangolo di gioco di Contrada Selvapiana ben 4.000 tifosi. Ma la distanza, per dirla con le parole di François de la Rochefoucauld, spegne le passioni mediocri e alimenta le grandi. E per esempio in via Toscana tutti i residenti, tifosi più appassionati e non, ieri quanto siano appassionati ai colori della città lo hanno dimostrato con un flash mob che ha coinvolto tutto il quartiere in un tripudio di colori, voci e cori.
Balconi trasformati in curve e spalti come se si stesse al Selvapiana, perché ad una noiosa domenica di quarantena, senza calcio, senza contatti, con distanza e lontananza, il tifo non resta zitto e ravviva un pomeriggio di calcio in trasferta nelle cucine e nei salotti delle proprie abitazioni. Un modo come un altro per restare vicini, seppure distanti. E adesso ci occupiamo delle misure di contenimento vere e proprie, quelle diramate dal governo nazionale e disciplinate ancora più nel dettaglio con le ordinanze locali della regione, col presidio dei sindaci, delle prefetture. Facciamo il punto con i servizi realizzati da Nicola De Santis per quanto riguarda Isernia, il fronte Polizia di Stato, e ancora da Cristina Niro per quanto riguarda i controlli dei carabinieri. Come ormai noto, Isernia è l'unica provincia in Italia senza contagi acclarati. Ciò nonostante, sono decine i cittadini che girano per le strade del capoluogo di provincia senza un apparente motivo, magari confidando nella fortuna o per una sorta di pericoloso fatalismo. La polizia allora ha rafforzato i controlli denunciando decine di isernini solo nelle ultime ore. Allora, come questura abbiamo intensificato i controlli dal 9 marzo in seguito all'istituzione, diciamo, della zona rossa in tutta Italia. I numeri sono, siamo insomma nell'ordine delle centinaia di persone controllate e siamo intorno alle 50 persone denunciate per inosservanza all'articolo 650 del codice penale. Come si stanno comportando gli isernini? Allora, dopo diciamo un iniziale attimo di smarrimento, perché comunque sono norme molto restrittive, la gente sta incominciando a capire che per tutela loro e dei loro familiari è necessario rimanere a casa. Infatti noi cerchiamo prima di tutto di spiegargli la ratio della norma, dopodiché nel caso di inottemperanza palese si procede alla denuncia. Le scuse per uscire di casa sono variegate, gli agenti però, avendo maturato una lunga esperienza nel rapporto con la gente ed anche per una sorta di sesto senso che è indispensabile per chi indossa una divisa, riescono sempre a capire chi mente. Sì, per esempio c'è stata una persona che ha detto che non riusciva a rimanere in casa perché aveva uno stato di ansia, però non giustificato. In questo caso è stato, diciamo, redarguito soprattutto perché era il primo giorno. Così come c'è stata gente fermata magari in stazione che beveva il bicchiere di tavernello poggiato sopra a un palo della luce e sono stati denunciati. Le reazioni dei cittadini rispetto alle forze dell'ordine in questa delicata fase storica sono di due tipi. C'è chi mostra insofferenza rispetto alle restrizioni e chi ringrazia la polizia per l'incessante lavoro sul territorio. Anche qui la situazione è variegata, nel senso che i soliti, diciamo, le persone avvezze a stare in mezzo alla strada, che magari non hanno diciamo, un contesto sociale particolarmente tranquillo, dà fastidio il controllo. Però anche loro, diciamo, con le buone maniere si cerca di fargli capire l'importanza del momento. È una questione di un momento particolare, quindi bisogna evitare di stare in giro. Colonnello Gaeta, ci apprestiamo a vivere la seconda settimana di restrizioni. La prima non era stata ben percepita qui a Campobasso. Sì, questa è la seconda settimana ed è molto importante perché adesso si incominceranno a vedere gli effetti di tutto quello che stiamo facendo e di tutto quello che la gente sta facendo. Sì, forse la prima settimana ancora non c'era una forte percezione di quello che i cittadini dovevano fare, che noi tutti dovevamo fare. Cioè quello di stare il più possibile nelle proprie abitazioni, anche perché il circolare, andare per strada, qualsiasi anche forma di aggregazione, non fa altro che allungare questo periodo. Noi dobbiamo fare uno sforzo adesso, uno sforzo magari un pochino più intenso, per cercare di far sì che questo periodo di, diciamo, stare a casa, di quarantena, chiamiamola così, sia il minor tempo possibile, sia meno lunga possibile, e possiamo quindi tornare alle nostre attività e non bloccare il paese, la città e la regione, che invece ha bisogno che l'economia vada avanti e che la gente, insomma, torni a fare il loro lavoro e le proprie attività. L'immagine di per sé è triste, una città vuota o semivuota fa un certo effetto. Le uscite finalmente sono rapide e soltanto se necessarie. Nel frattempo un saluto fuggevole e con la mascherina ormai d'ordinanza. Ma fino alla scorsa settimana non era propriamente così. Le strade del centro urbano di Campobasso erano troppo trafficate per un decreto ministeriale che il 10 marzo ha chiuso indistintamente tutta Italia.
Il decreto soprannominato dallo stesso Presidente del Consiglio «Io resto a casa» non aveva colto appieno il segno. Tant'è che proprio i carabinieri qui in via Mazzini venerdì scorso sono stati costretti ad un atto di forza verso le decine di macchine in coda rispetto ad un traffico non giustificato, azione che è servita perché a distanza di qualche ora, alla stessa ora di venerdì scorso, questa mattina tra le 11 e le 12.30, ecco com'era via Mazzini. La settimana scorsa c'è stato forse un po' troppo anche traffico, un po' troppo anche gente in giro. Noi abbiamo fatto una serie di controlli, continuiamo a farli tutti i giorni per la tutela della salute pubblica. Questa è la cosa più importante. Noi dobbiamo tutelare la salute delle persone. Quindi siamo su strada giorno e notte, fermiamo le persone, chiediamo l'autodichiarazione, perché come ben si sa, ma lo ripetiamo, le persone possono spostarsi da casa, ma solo per comprovati motivi, che sono quelli lavorativi, quelli di caso di necessità, andare in farmacia, andare a fare la spesa, oppure per motivi di salute. Sono stati controlli, non sono mancate però in linea generale anche denunce per violazione del 650. Sì. Chiaramente ci sono state anche delle persone, questo quello che dispiace di più, che non si sono attenute ai decreti del governo di quest'ultimo periodo, cioè incuranti o forse con un po' di superficialità sono uscite lo stesso dalle proprie abitazioni pur non avendo nessuna particolare necessità e sono andate in giro. Ora, finché si tratta di persone che vanno in giro e che senza autodichiarazione si prendono la denuncia perché non possono stare in giro in quel momento. Il problema è se va in giro qualcuno che è contagiato, perché i contagiati possono, venendo a contatto con altre persone, passare il virus. E allora, se è così, a parte che il reato in questo caso è più grave, perché non è più un'inosservanza, ma può essere anche un'epidemia dolosa o colposa, poi a seconda dell'esito che ha questo contagio eventuale che viene fatto e di quello che si riesce a dimostrare. Ma la cosa spiacevole è ecco, vedere persone in giro che magari dovrebbero stare in quarantena o persone in giro che magari sono contagiate. Ecco, questo non deve avvenire. Noi comunque abbiamo fatto una serie di denunce penali e continueremo a farle sperando di farne sempre meno. In realtà il nostro è un indirizzo, un controllo affinché tutti siano nelle loro abitazioni. E queste erano insomma le novità, anche la grande attività che stanno svolgendo le forze dell'ordine in questo momento. Resta certo la nostra responsabilità, la responsabilità dei singoli invitati a restare a casa. Chi non deve recarsi al lavoro è bene che mantenga con rigore diciamo questo profilo di socialità ridotta. Possiamo essere sociali virtualmente in questo momento, serve alla nostra salute, alla salute di chi ci è caro, senza uscire, magari trovare anche scuse per uscire. Sapete come me che insomma sui social impazzano anche meme o insomma storie ironiche di vario genere. Non bisogna approfittare del cane per uscire una continuazione, oppure insomma è vero che non è proibito fare passeggiate, è vero che non è proibito fare jogging, magari però non è che ci improvvisiamo improvvisamente sportivi per poter uscire di casa. Non serve a noi, non serve davvero a nessuno. E allora entriamo proprio nell'ultima parte, che è quella dedicata alla gestione sanitaria di questa emergenza, che è il cuore pulsante, insomma, chi ci dà una mano. Noi aiutiamo chi ci dà una mano restando in salute. L'Avis da questa mattina ha organizzato il punto di raccolta con l'autoemoteca davanti al Cardarelli di Campobasso. È stata allestita sabato pomeriggio insieme alla Protezione Civile. Importantissimo donare sangue in questo momento perché gli ospedali ne hanno ancora più bisogno. Purtroppo, lo ricordiamo, l'emergenza coronavirus non ha fermato le altre malattie, non ferma gli incidenti stradali, magari ce ne sono molti meno, appunto perché si circola per fortuna meno in questi giorni, ma qualsiasi altra emergenza che capita nella vita di ognuno non si ferma perché c'è il coronavirus. Quindi gli ospedali hanno ancora più bisogno di noi. A distanza, se dovete uscire, magari invece di fare finta di portare il cane a spasso o di fare finta di fare jogging, facciamo sul serio e usciamo solo per andare a donare. Vediamo il servizio di Andrea Vertolo.
Calano le donazioni di sangue in tutta Italia a causa dell'emergenza coronavirus. In questi giorni si stima una riduzione del 15% e si teme che le cose vadano a peggiorare. Molti hanno paura di andare nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati ed è proprio per questo che si alternano gli appelli a donare, perché le associazioni mettono in campo tutte le misure di sicurezza necessarie. A Campobasso si può donare recandosi davanti all'ospedale Cardarelli, dove c'è un'autoemoteca dell'Avis. Qui è possibile donare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 fino alla riapertura del centro trasfusionale. Eugenio Astore, presidente Avis Campobasso, oggi davanti all'ospedale Cardarelli una fila di persone per donare il sangue. Ricordiamo perché è importante donare in questo periodo di emergenza. Tanto più in questo periodo di emergenza, in quanto i centri trasfusionali sono chiusi, gli interventi operatori comunque continuano abitudinalmente, tanto più quelli del Gemelli con interventi di cardiochirurgia, per cui abbiamo comunque sempre bisogno e necessità di sangue, tanto più di gruppi negativi. Noi abbiamo questa volta preferito, con l'autorizzazione del direttore sanitario dell'ospedale, poter mettere l'automoteca dell'Avis Molise appunto davanti al Cardarelli, insieme a una segreteria mobile per poter fare in modo che i donatori possano avere il ristoro post trasfusione al sicuro e al coperto. Una cosa che voglio garantire è questa: la donazione è sicura, noi salvaguardiamo innanzitutto i donatori. Quindi potete stare tranquilli che anche nella nostra autoemoteca potete donare con tranquillità e in sicurezza. Per poter donare in questo periodo è preferibile prenotare la propria donazione chiamando a un numero di cellulare che è il 333 199 41 49. Risponde la signorina Giada, che è una volontaria dell'Avis, per poter appunto prendere un appuntamento ed evitare così assembramenti di persone davanti all'automoteca. La risposta della popolazione campobassana, molisana in generale, fino a questo momento? Dobbiamo essere sinceri, la risposta io credo che sia proprio ottimale. I nostri donatori non si sono mai tirati indietro e tanto più non si tirano indietro in questo momento di grande necessità, per cui dobbiamo innanzitutto ringraziare i donatori che rispondono al nostro appello. E in fila troviamo tanti donatori, abbiamo proprio parlato con loro sull'importanza di questo gesto in questo momento. Un gesto molto importante in questo momento che ne ha bisogno, che c'è richiesta per tutta Italia, si può dire, oltre diciamo a fare un'opera di bene e diciamo sentirsi anche bene in se stessi, che uno dà una mano a persone che hanno bisogno. In questo momento ce l'è proprio bisogno. Lei è donatore da tanto tempo? Sì, saranno un 25 anni più o meno. Sì. E oggi insomma un atto di vicinanza? Esatto, siccome stiamo bene speriamo per un bel po' ancora. E speriamo che passi subito tutto questo casino, perché non se ne può più. È un atto importante, un atto doveroso, e noi che stiamo bene, noi che comunque abbiamo la possibilità, è il minimo che in questo periodo facciamo la nostra consueta ormai donazione di sangue. Sono una decina d'anni che dono il sangue, diciamo che per tanto tempo l'ho fatto in maniera un po' saltuaria, nel senso non ho rispettato quelli che sono i tempi consentiti, ma adesso come abbiamo avuto notizia della necessità di approvvigionare sangue buono, sangue di persone che stanno in salute, ci siamo subito attrezzati per poter raggiungere qui il punto donazione. E allora nell'ultima parte, ve lo dicevo, di Fuoco Incrociato facciamo il punto sulla gestione sanitaria e non solo di questa emergenza in Molise. Buonasera al presidente Donato Toma e il governatore del Molise, grazie per essere in collegamento con noi nonostante queste siano ore ancora più impegnative di quelle precedenti. Allora presidente, un bilancio. Noi dobbiamo curare la massima informazione perché i cittadini vogliono essere informati. Grazie a lei di nuovo. Dunque, allora, le lascio la parola per fare il punto su questa giornata. Intanto, diciamo, il bollettino. Beh, un bollettino molto rapido. Purtroppo abbiamo avuto il primo decesso. Si tratta di una persona di 82 anni che avevamo ricoverato qualche giorno fa in rianimazione. La situazione era critica e non ce l'ha fatta, purtroppo. È chiaro che il virus è letale per i soggetti
superiore ai 75 anni può risultare letale e purtroppo abbiamo avuto anche noi il primo caso. I due altre persone, due pazienti che ci sono arrivati, sono stati inviati da Bergamo, sono in terapia intensiva e sono sotto il controllo dei nostri medici. Abbiamo due nuovi positivi, quindi in questo momento, considerando quelli che sono attenzionati come positivi, abbiamo in sostanza 16, eravamo 17, adesso siamo a 18 con due nuovi positivi. Ecco, questi due nuovi casi positivi, si tratta di una persona rientrata da Bologna, un giovane lavoratore e una persona anziana. In base insomma ai dati che ha, non appartengono ai cluster di Termoli e Montenero. Da quelli classici nostri stiamo ricostruendo, l'ASRM sta ricostruendo meticolosamente tutti i contatti per capire prima di tutto come è stato contratto il virus, certo, e poi i contatti stretti che queste persone hanno avuto, perché stiamo provvedendo a mettere in isolamento tutti i contatti stretti. Certo, mentre sappiamo che il ragazzo è il più giovane di Campobasso, la signora, se lei ha qualche informazione o se ritiene insomma che sia utile da... Le informazioni ce le abbiamo, le informazioni però insomma i telespettatori interesseranno le macro informazioni, quelle di dettaglio sentono della privacy. Le cura sono l'autorità. Di Campobasso, tutti i contatti stretti sono in corso di individuazione e di quarantena. Stiamo monitorando tutte le segnalazioni che ci fanno anche dai comuni e abbiamo qualche caso sotto controllo di cui ancora non abbiamo gli esiti dei tamponi. Sì, quindi tutti e due di Campobasso, Presidente, ma le risulta che fossero in contatto fra loro, uno stesso nucleo familiare? No, sono due casi distinti. E più in generale, appunto, sulla gestione dell'emergenza, in queste ore lei ha portato avanti un piano, diciamo, in progress insieme all'ASREM di... Sì, abbiamo il piano completo propostomi dall'ASREM, condiviso con la struttura di emergenza regionale e vedremo se potrà essere migliorato, affinato, però noi siamo pronti a batterci, usando un termine guerresco. Allora, in linea generale, se ci fa un quadro più preciso e dettagliato possibile al momento sui posti di terapia intensiva, come vi state muovendo? Le terapie intensive in questo momento sono sensibili fino a 50 posti, se dovessero in caso catastrofico servire altre terapie intensive, siamo pronti per ampliarlo ulteriormente o utilizzare regioni con posti disponibili, come abbiamo fatto noi con la Lombardia. Quindi il sistema è un sistema nazionale, abbiamo la CROSS si chiama, abbiamo un comitato nazionale che fa capo alla protezione civile nazionale, laddove avessimo necessità di incrementare ulteriormente rispetto alle previsioni che abbiamo posti di malattie intensive, faremo intervenire il Dipartimento Nazionale e troveremo posto nella nostra rete, quindi l'emergenza ormai è pronta per essere affrontata. Fino a 50 posti, comprensivi di quelli che ci hanno messo a disposizione i due privati, certo, di questa regione? Comprensivi di quelli dei privati, abbiamo anche un'altra struttura privata che oggi mi ha comunicato la disponibilità, stiamo facendo i sopralluoghi per capire se questi 10 posti letto che ci hanno messo a disposizione sono utilmente e velocemente utilizzabili come terapia intensiva. E per quanto riguarda il trattamento dei malati Covid-19 in terapia intensiva, resta il Cardarelli in riferimento, poi ci spostiamo sulla lì. Okay. Il Cardarelli, il Covid si deve concentrare in un unico ospedale, è una direttiva nazionale che noi abbiamo accolto, perché non possiamo rischiare eventi infettivi su diversi ospedali, uno è l'ospedale. Se servirà più terapia intensiva a Campobasso, faremo spazio utilizzando anche le altre strutture che hanno capienza per i reparti meno impegnativi, e mi riferisco a Larino e mi riferisco a Venafro. Quindi sì, lei l'aveva già chiarita questa cosa, è bene ribadirlo, a Larino e Venafro verranno spostati, se serve, i reparti di medicina, in sostanza comunque le persone trattabili. Comunque le persone trattabili
in maniera tale da far spazio per l'eventuale terapia intensiva. Il ruolo invece di Veneziale e San Timoteo, se dovesse allargarsi il fabbisogno? Veneziale e San Timoteo hanno posti di terapia intensiva che ci servono per i no Covid. Uh-huh. È importante riaprire il San Timoteo e noi contiamo di aprirlo dopo domani mattina. Bene, quindi ci siamo insomma ormai agli sgoccioli, la chiusura dell'ospedale costiero del Molise. Sì, abbiamo fatto fronte alle emergenze di pronto soccorso utilizzando Vasto, avevamo un accordo con Vasto, e devo ringraziare l'Abruzzo, il suo presidente Marco Marsilio e il direttore generale Shell, con cui abbiamo un'ottima collaborazione dell'azienda sanitaria Lanciano Chieti, che ci aveva messo a disposizione Vasto. Dobbiamo ridurre la pressione su Vasto perché gli abruzzesi hanno bisogno dei loro pronti soccorso. Anche perché in Abruzzo insomma hanno molti più casi di noi. Mi sono sentito stamattina con Marsilio, con cui abbiamo un contatto frequente e amichevole. E tra l'altro ieri ho raggiunto anche Fontana dicendogli che il Molise nel suo piccolo sosterrà per quel che potrà fare la Grande Lombardia, e Fontana mi ha ringraziato. Ecco, su questi due pazienti che sono arrivati da Bergamo, Presidente, lei ha qualche notizia in più? Si tratta di persone più o meno giovani o com'è la gravità? Sono persone che uno è anziano, un altro meno anziano, però sono persone che hanno necessità di avere la terapia intensiva, altrimenti non sopravvivono. Ecco, noi non potevamo non essere disponibili. Certo. Una chiosa, anche con un sorriso, lei mi ci ha fatto pensare, perché non ci siamo dimenticati di com'era la vita prima di Covid-19 e come dovrebbe tornare ad essere, quando di sanità ci occupavamo parlando solo della nomina del direttore dell'azienda sanitaria o del commissariamento. Certo. Lei, Presidente, con il direttore dell'ASL di Lanciano Chieti Shell, ebbe modo di parlare proprio il giorno in cui parlò con gli aspiranti, insomma con gli aspiranti direttori. Mi venne a trovare Shell e abbiamo stabilito anche con lui un ottimo rapporto personale, che poi è stato propizio per una collaborazione che stiamo tuttora portando avanti e che porteremo avanti passata l'emergenza per quanto riguarda l'ospedale di Agnone, per esempio. Certo, lui infatti ebbe modo quel giorno in una nota di dire che con lei c'era stato un bel dialogo cordiale, insomma che era l'inizio di una collaborazione. Oddio, sì, credo che entrambi non speravate di iniziare a collaborare su questa emergenza, ma insomma la grande prova. Le dico che è veramente una grande prova, la collaborazione è veramente profittevole per tutte e due le nostre ASL, e le dico, le dirò di più. Abbiamo anche scambi di attrezzature, per cui insomma si è stabilita un'ottima collaborazione, devo dirlo. Bene, allora Presidente, io intanto la ringrazio, le lascio ancora il microfono per un messaggio, ancora una raccomandazione ai molisani, tutto quello che ritiene utile in questo momento. Allora, noi siamo pronti a fronteggiare l'eventuale picco che si dovesse verificare, noi ce l'aspettiamo entro la fine di questa settimana, perché pensiamo che i numeri ci portino a maggiori contagi, questa è la statistica, ma noi siamo pronti a fronteggiarli. Vorremmo che però i cittadini molisani, i miei corregionali, non sottovalutassero questa infezione e rispettassero le norme dettate dal Istituto Superiore della Sanità e le distanze, il fatto di evitare uscite non necessarie, evitare uscite che non siano destinate al lavoro, evitate le uscite che non siano rese necessarie da motivi di salute, insomma, rispettare questi canoni, e ce la faremo. Grazie al Presidente della Regione Molise Donato Toma, buon lavoro ancora a lei, avremo modo di risentirci sicuramente tante volte in questi giorni. Grazie ancora. E allora, finisce qui questa più lunga puntata di Fuoco Incrociato, avremmo insomma, voluto offrirvi anche altri contributi, ma insomma, non vogliamo sovraffollare di informazioni, il flusso deve essere certo costante e continuo, ma anche omogeneo. Abbiamo fatto un po' di chiarezza su tante cose, abbiamo scoperto dalla viva voce dei protagonisti come stanno vivendo le scuole del Molise, l'università, questo stravolgimento della vita e quindi anche del lavoro.
lavoro, abbiamo fatto il punto sulle attività produttive con l'Ance Nazionale, con la UIL del Molise, ma anche il punto sui controlli rispetto a quanto i molisani stiano rispettando, scusate il gioco di parole, le misure emanate dal governo nazionale e da quello locale per il contenimento dei contagi da coronavirus. Abbiamo in ultimo ascoltato il Presidente della Regione, il bollettino con lui e anche il racconto del work in progress, perché il Molise si attende un picco. D'altro canto anche i due nuovi contagiati di oggi ci dicono che con l'incubazione che i nostri corregionali che erano fuori possono aver contratto questa malattia e che sono rientrati, a quella distanza proprio si stanno verificando ulteriori casi di contagi. Due per oggi, una progressione che non è impressionante, che al momento è ancora gestibile, ma Regione e ASREM stanno già attrezzando l'espansione, diciamo tra virgolette, dei posti di terapia intensiva al Cardarelli, che ci ha confermato il Presidente, resta il riferimento e l'hub l'unico in Molise per la cura, in particolare in terapia intensiva, ma in generale per la cura di Covid-19. Oggi l'azienda sanitaria ha anche pubblicato e avviato quindi la ricerca, che è molto rapida in base alle norme emanate dal governo nazionale, di personale aggiuntivo. In particolare ha iniziato l'ASREM proprio con gli infettivologi e gli anestesisti, che sono le figure professionali di cui l'azienda è forse più carente fra le altre, e sono quelle però di cui c'è maggiormente bisogno. Aumentare i posti di terapia intensiva si può fare fisicamente, ma ci vuole anche poi l'equipe e il personale dedicato. Dunque, io mi fermo qui per ora, naturalmente tutti gli aggiornamenti sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Molise anche in tutti i nostri appuntamenti coi TG. Vi ringrazio molto di averci seguito anche questa sera, questa puntata in replica domani alle 16 su Teleregione, la trovate sul nostro sito teleregionemolise.it alla sezione Fuoco Incrociato quando vorrete insomma rivederla e commentarla, perché no. Buona serata a voi.